domanda che ci fanno. Io ho fatto lo scambio sul posto anche perché non c'era molta alternativa 2 anni fa. Adesso ho la voglia di fare nella mia villetta mettere l'accumulo, cioè mettere l'accumulo, sì. Cosa succede? Che si perde. Non potete avere il 110% e nello stesso tempo avere lo scambio sul posto. Quindi non esageriamo nel chiedere le cose allo Stato perché c'è un limite a tutto, anche un limite di quattrini. L'asseveratore può essere anche colui che fa l'APE? Questo lasciamo leggere perché la risposta è pesante. Comunque, l'asseveratore può essere colui che fa l'APE? Seconda domanda, se si cambia l'impianto termico che diventa sottopavimento, il costo del massello pavimento è detraibile, anche questo è stato già detto prima, però lo ripetiamo. Villetta unifamiliare con l'unico proprietario va tutto al 110%, cioè tutto quello che faccio chiaramente. Ok, alla caldaia a condensazione in condominio, che cosa succede? Il 31 dicembre 2021 è la data entro cui finire i lavori? Allora, facciamo leggere le risposte all'architetto Mensa. Prima le domande. Senti bene in questo momento? Posso? Si sente male? Adesso si sente, immagino. Allora, no, l'asseveratore deve essere praticamente una persona diversa da colui che ha fatto la prima dichiarazione. Visto che parliamo con l'ingegnere, un po' come il collaudatore, che deve essere diverso dal progettista che ha fatto l'opera strutturale, perché deve esserci un'indipendenza. Sappiate addirittura che non ci deve essere nessun legame tra l'asseveratore e il committente finale, addirittura parliamo del quarto grado di parentela, devono essere persone completamente indipendenti. Poi, se si cambia l'impianto termico che diventa sottopavimento, il costo di massello pavimento è detraibile, l'abbiamo detto prima, assolutamente sì, ovviamente deve essere un'opera certificata, effettuata congiuntamente all'intervento con elementi trainati, soprattutto se questo tipo di intervento è funzionale al raggiungimento del salto delle 2 classi energetiche dell'edificio. Villetta bifamiliare con unico proprietario, tutto il 110? Beh, sì, certo, un proprietario può usufruire del 110% fino a un massimo di 2 proprietà. Ovviamente si possono fare anche altri interventi, se la villetta bifamiliare la possiamo cedere ad un altro soggetto, un familiare, può essere comunque effettuata. Caldaia a condensazione per il condominio? Cosa succede? Solo se però è trainato di un intervento condominiale, quindi anche la caldaia deve rientrare in una progettualità completa che mi dimostra comunque il passaggio delle 2 classi energetiche. 31 dicembre 2021, la data entro cui finire i lavori? Andiamo pure? No. Praticamente le persone fisiche, la data entro cui bisogna aver effettuato tutti i pagamenti, quindi l'opera deve essere compiuta, certificata, asseverata e pagata. Solo in quel momento c'è la maturazione del credito d'imposta. Possiamo anche dire che c'è un dibattito se prolungare ancora questo 110%, sembra quasi implicito che sia nel 2022, il dubbio addirittura se tra 2022 e 2024. Quindi noi per il prossimo anno siamo a posto, ma potenzialmente si può ancora andare avanti ancora per qualche anno. Ok?
Le villette a schiera beneficiano del 110? Altra domanda, la domotica beneficia del 110? Questo abbiamo già, penso, abbondantemente discusso. Le economie dedicate a condominiali devono essere installate solo sulla maggioranza nuova? Questo è interessante come domanda, molto spesso gli amministratori ci chiedono, dovrebbero saperlo, però ci vengono a chiedere se cosa succede. Si possono usare i LED in un contesto di risparmio energetico? Gli istituti di credito di azienda sono obbligati ad accettare la cessione del credito? Iniziamo con le biglietti a schiena, già comunque ci ha portato nell'intervento della Pita Domenica. Sì, certo, solo se sono considerati edifici con ingresso indipendenti, contatori indipendenti, quindi tutta la parte impiantistica deve essere indipendente. Rispondo io alla domotica, riprendendo già quanto detto ripetutamente, dipende sì per la parte legata al funzionamento termico, alla scalatura solare e quanto è necessario per la gestione dei comandi, dei dati e degli accessori, anche puramente elettrici. Altre funzioni continuano però, mi raccomando, a essere uguali al 50%. L'abbattimento delle barriere, integrazione con gli impianti di sicurezza e di videocito. Con le linee di ricarica? Le colonnine di ricarica condominiali devono essere installate solo se la maggioranza lo vuole? La risposta è no. Basta adesso una maggioranza ridotta rispetto al 66%, rispetto a prima è stata ridotta proprio per agevolare per tutto tipo di intervento. Sempre però chiaramente nel rispetto dei limiti di spesa del terminale. Si possono usare i LED in un contesto di risparmio energetico? Dipende molto da che cosa c'è scritto nell'app iniziale. Cioè, se tra gli interventi dell'app iniziale, che è il documento essenziale per cui far partire i lavori, per capire da quale la classe di energetica di partenza, cioè espressamente indicato da colui che ha fatto quel documento, che questi interventi possono migliorare l'APE pure in cima ad altri interventi, allora c'è soltanto per un motivo estetico, perché gli piacciono i LED, la risposta è no. Gli istituti di credito e le aziende non sono obbligati ad accettare la cessione del credito, vero o falso? Corretto. Nessuna azienda nel fare lavoro è obbligata a nessuna legge a farsi carico della gestione del vostro credito. Quindi, come diceva l'architetto Mensa, a livello di amministrazione, un condominio o a livello di singolo cittadino, qualora questo non possa pagare l'intera opera e deve necessariamente cercare qualcuno che prenda il suo credito, deve trovarsi chiaramente deve trovare una società, un'impresa che, oltre che seguire tutte le regole tecniche già accennate in precedenza, sia disposta ad accettarsi, ad apprendersi ad accettare il credito. Ecco Sergio, io aggiungevo ancora una voce a proposito di questo, anche la delibera dell'amministratore del condominio deve rispettare determinate procedure, perché la cessione del credito è assolutamente privata e quindi deve essere tassativamente autorizzata da tutti per non avere delle contestazioni. Quindi c'è una procedura molto specifica anche nel momento in cui vengono deliberati i lavori per la cessione del credito, probabilmente perché anche questa è ancora una fase di definizione, perché non è chiara, tutti dovranno, nonostante la delibera del condominio cioè i lavori possono essere deliberati con solo il 33% della maggioranza condominiale, tutti i condomini dovranno firmare per autorizzare la loro cessione del credito, perché altrimenti la procedura potrebbe essere un po' più complessa. Quindi anche questa cosa qui, da parte dell'amministratore di condominio, sempre per interfacciarsi e relazionarsi con gli altri professionisti, è una cosa a cui fare molta attenzione. In un condominio si possono installare ed entrare impianti fotovoltaici per i singoli condomini? Poi, se si mette un impianto fotovoltaico abbinato ad un intervento trainante e l'azienda non ha i requisiti, o comunque il 110, parlo di requisiti per installare chiaramente l'impianto fotovoltaico. Se si cambia la caldaia per un condominio,
la condensazione è un'altra condensazione, si ha il 110, si può fare l'ape per un condominio? L'immobile condominiale con riscaldamento centralizzato ma con regolazione fatta dal singolo condomino, va bene? Cioè, può essere accettato? Iniziamo a rispondere alla prima. In un condominio si possono installare le trave e impianti fotovoltaici per i condomini? Cosa dite voi? Siete d'accordo su questa affermazione? Oppure secondo voi c'è qualcosa di non corretto? Si può fare o non si può fare? Non siate timidi, sono domande e risposte per tutti voi. Sì o no? Sì. Se ci sono le condizioni tecniche, si installa un impianto fotovoltaico per ogni condomino sul tetto e tutti gli impianti sono detraibili, se trainati da un intervento condominiale comune. E chiaramente bisognerà vedere di raggiungere le classi energetiche superiori di cui si è parlato prima. Se si mette un impianto fotovoltaico abbinato ad un intervento trainante e l'azienda non ha i requisiti o comunque il 110%, ecco, su questo vi voglio essere un pochino più preciso, perché si va oltre quello che c'è scritto nel DM 3708. Voi sapete che esiste il cosiddetto patentino e quindi la risposta è no, l'azienda deve avere i requisiti del patentino per i corsi di aggiornamento. Quindi deve dimostrare sostanzialmente di aver seguito il numero di ore, mi sembra 24 ore, tra fotovoltaico e termico per poter a questo punto essere autorizzata a fare l'intervento. Guardate che questa sembrerà una banalità, però l'amministratore o il sciurmario privato che intende a questo punto usufruire del 110% e si dovesse dimenticare di questi requisiti, quando la documentazione, ad esempio per la cessione del credito, passa per le mani di diciamo così, un commercialista, perché voi sapete che per la cessione del credito bisogna farsi dare il visto di conformità dal commercialista prima di passare tutta la documentazione all'agenzia delle entrate. Ecco, se il commercialista dovesse spulciare quelle carte e accorgersi che questa azienda, Sergio SRL, non aveva i requisiti per, mi dispiace, abbiamo perso il 110. Ok? Se si cambia la caldaia di un condominio, la condensazione o un'altra condensazione, si ha il 110? Probabilmente no, perché bisogna vedere cosa dice l'APE ex ante nei suggerimenti e raggiungere le famose due classi. Quindi bisogna fare così. Ecco perché è importante fare l'ape prima e l'ape dopo, perché altrimenti non si riesce a capire qual è l'efficientamento energetico che si è ottenuto. Si può fare l'ape per un condominio? Proprio di sì, che si può fare. L'immobile condominiale con riscaldamento centralizzato, ma regolazione fatta dal singolo condomino. Che cosa succede? Chi redige l'ape terrà conto delle condizioni di esercizio normate dall'edificio e dai condomini. Ok? Ultimo. Poi riprendiamo la presentazione normale e vedo se nel frattempo sono arrivate altre domande, perché io sto parlando da uno schermo diverso dal precedente, quindi non vedo che cosa sta arrivando. I box auto hanno diritto al bonus? Questa è una domanda simile a quella della cantina, più o meno. È possibile ottenere il super bonus sulle villette in costruzione? Nell'elenco dei documenti indicati il visto di conformità, che cos'è? Chi può lasciare questo visto? Quali documenti sono necessari per cedere il credito? Allora, cominciamo dalla domanda numero uno, che mi sembra la più facile, ormai è stato approfondito l'aspetto. I box auto hanno o no il diritto al bonus? Rispondere all'architetto da questa volta? Assolutamente no. Aspetta, non so se è un po' tirato l'audio. Mi sentite? Ok.
Eccomi qua. Allora, questa è una domanda che tra l'altro mi è capitata durante un lavoro, tra l'altro da un collega, che mi dice, ma sì, si può fare la detrazione sul box. No, la cosa è un po' diversa, perché nell'approfondimento della normativa, se io sono proprietario di un box auto all'interno di un condominio, se il condominio effettua i lavori per l'efficientamento energetico condominiale, io parteciperò alle spese delle opere condominiali seguendo la mia percentuale millesimale, e quelle spese verranno detratte al 110%, ma per l'intervento delle opere sul condominio, non sull'intervento del box auto, perché ovviamente il box auto non ha i requisiti per l'agibilità, per l'abitabilità, in più non è riscaldato, quindi il box auto non può avere il beneficio fiscale del bonus, ma si può fare le spese per l'efficientamento del condominio all'interno del quale io ho il mio box auto, quelle spese andranno detratte al 110%, questo assolutamente sì. È possibile ottenere il super bonus per delle villette in costruzione? Beh, no. Questo riguarda non solo le case in costruzione, riguarda il recupero di un sottotetto, riguarda un ampliamento. Perché? Perché la normativa prevede che per le nuove costruzioni, per l'ampliamento o per il recupero del sottotetto, io devo già sottostare a tutta la normativa in vigore che riguarda l'efficientamento energetico, quindi di fatto non è che io vado ad ottimizzare un qualcosa, io devo costruire qualcosa che sia efficiente. Quindi l'ampliamento, il recupero dei sottotetti o le case in costruzione nuove non possono rientrare nel super bonus del 110%. Poi, nell'elenco dei documenti indicati per il visto di conformità, che cosa sono? Beh, il visto di conformità, che viene rilasciato appunto da un professionista fiscalista, è una dichiarazione di conformità che in realtà raccoglie tutta la documentazione dell'iter burocratico dall'inizio, quindi dall'APE iniziale, dalla regolarità edilizia urbanistica, dalle certificazioni di posa, delle certificazioni dei materiali, il patentino, come diceva appunto l'ingegner Carrara per quanto riguarda il fotovoltaico, tutte le dichiarazioni vengono raccolte in un unico documento, vengono verificate e inviate all'ENEA dietro questa assunzione di responsabilità da parte dell'asseveratore che certifica che tutte le opere sono state fatte in conformità di quello che è stato il progetto iniziale. Chi può lasciare il visto? Può essere posto solo in alcune tipologie di professionisti, per esempio l'iscritto all'albo dei dottori commercialista e degli esperti contabili, oltre che i CAF. Quindi, come vedete, di nuovo la professionalità che si va ad integrare dalla parte tecnica alla parte fiscale. Quali sono i documenti per la cessione del credito? Beh, allora, c'è una lista abbastanza lunga dei documenti che bisogna fornire alle società o agli istituti bancari per avere la cessione del credito. C'è un controllo incrociato, anche gli istituti faranno il controllo e la verifica dei documenti perché hanno tutto l'interesse che l'operazione vada a buon fine. Si parte dal nome, cognome, codice fiscale dell'amministratore, alle visure catastali, agli elaborati grafici forniti in AutoCAD, in DVG, quindi tutte le misure, computometrici, una lista abbastanza lunga di documentazione. Voi sappiate che questa documentazione, nel momento in cui ci sarà un controllo, sarà uno strumento di verifica di tutta l'attività che noi abbiamo fatto. Quindi è una documentazione molto fitta che permetterà a un domani a chiunque di fare un controllo veramente accurato della operazione che è stata fatta. Okay. Torniamo alla presentazione. Ok, siamo mai arrivati in fondo alla presentazione, mancano soltanto poche slide, ma prima di procedere vorrei rispondere a un paio di domande. La prima è, io progettista elettrico degli impianti elettrici, posso fare l'asseverazione del computo con prezziari regionali per dar tutto
per dare tutto al soggetto che invierà i documenti all'Enea? Sì, sicuramente sì. Se il computo metrico conforme, è chiaro che è un'assunzione di responsabilità. Se, cioè, assolutamente sì. Benissimo, adesso mi sembra che debba intervenire un collega. Cedo la parola un attimo a questo signore che vuole fare un intervento. Chiedo scusa se non mi sono fermato prima, ma nella presentazione delle FAQ io ero fuori schermo, quindi non vedevo assolutamente nulla di quello che mi stava arrivando. Le taccio un attimo, chiedo al collega che vuole intervenire. Poi, a parte come riducono tutto il non sentiamo. Se avete delle domande da fare, le fate, ve le fate via, in modo tale che io partirò con questa. Purtroppo la linea non è delle migliori, non riusciamo a capire che cosa sta dicendo. Se non avete cose da chiedere, direi può scrivere da me nel chat. Sì, va bene, scrivo tanto. Mi dispiace, ma io non ho capito. No. Non sono riuscito a capire e cogliere. Nulla di quanto è stato detto perché la linea è pessima. Chiedo scusa, se può ripetere gentilmente. Chiedo scusa, però purtroppo ho colto soltanto tre parole su tutto il resto. Le chiedo veramente scusa, se vuole mandare un messaggio in chat io sicuramente lo andrò a leggere in modo tale che tutti possano, spero, cogliere il suo messaggio. Io purtroppo, ripeto, non ho sentito praticamente nulla, non ho capito praticamente nulla. Allora, nel frattempo, io chiudo dicendo una cosa rapida, di pochi minuti. Parallelamente al super ecobonus, quindi è un discorso diverso e parallelo, c'è la possibilità di bonificare i montanti, secondo la delibera del 2019, che in parole molto pratiche, molto semplici,